Silvia Provvedi, così come sua sorella Giulia, non sa che lunedì prossimo, nella casa del Grande Fratello VIP, potrebbe arrivare un'incredibile sorpresa, l'ingresso di Fabrizio Corona. L'ex fidanzato di Silvia, del quale si è a lungo parlato in queste settimane di reality e non solo, pare sia pronto a chiarire una volta per tutte con la Provvedi e, soprattutto, a porgerle le sue scuse. Lo ha fatto sapere attraverso le pagine del settimanale Chi, dove ha dichiarato: "Ho visto Silvia piangere in TV. Ho sentito le sue parole". E ancora ha aggiunto: "Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto, io ho sbagliato a dire che non l'ho amata. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato". Punto parole, quelle di Corona, che inevitabilmente anticipano nuovi colpi di scena nella diretta di lunedì. Aggiornamento di Anna Montesano. Le parole di Silvia sulla mamma. Ieri sera, in puntata, è intervenuta la mamma delle Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, in particolare sulla questione Fabrizio Corona. Oggi Silvia ripensa a quanto accaduto e si confrontar con Elia. L'hai sentita serena? Gli chiede a tal proposito. Silvia sottolinea il forte rapporto che ha con la mamma. Lei c'è sempre, qualsiasi scelta io decida di fare, spiega. Poi aggiunge: "Ha sempre voluto che ragionassi con la mia testa, non ha mai ostacolato le mie scelte, si fida molto". Impossibile non tornare su Fabrizio Corona e sul rapporto che Monica Alberti aveva col fidanzato di sua figlia. Lei gli voleva un bene dell'anima. "Quando io non potevo andava anche alle udienze in tribunale", sottolinea. "Non è un genitore che rema contro, però è stata la mia valvola per dire basta", rimarca. Aggiornamento di Anna Montesano. "Questa è la mia seconda occasione. Questa è la mia seconda occasione". Con queste parole Silvia Provvedi ha liquidato ieri il collegamento con la madre e le parole di Ilary Blasi e Alfonso Signorini su Fabrizio Corona. La bella gemella è entrata nella casa per stare con la sorella, recuperare un po' quell'equilibrio che il fidanzato aveva portato via loro, e sono pronte a sorridere ancora. Silvia vuole dimenticare quei momenti e quello che è successo, ma non tanto per via del danno materiale che Corona ha fatto lei, ma per quello sentimentale, lasciandole una profonda ferita in fondo al cuore. Per questo ha deciso di non voler parlare più di lui, di guardare avanti e prendere questa occasione come un modo per voltare pagina e sorridere nuovamente al futuro, dimenticando tutto e tutti, ma, soprattutto, questi anni passati accanto ad una persona che ha detto di non averla mai amata. Le sarà davvero possibile farlo? È da opera. Le parole della madre. Silvia e Giulia Provvedi, che partecipano al Grande Fratello VIP come le Donatella, hanno rivisto il video dell'intervista della madre Monica Alberti al Mattino 5 e hanno faticato a trattenere l'emozione per le sue parole. "Mi ha visto stare male, mi ha visto soffrire. La voglio far stare bene", ha aggiunto Silvia, consapevole di come gli ultimi tempi siano stati difficili per tutta la famiglia. Madre e figlia hanno potuto scambiarsi anche alcune parole, tranquillizzandosi a vicenda, dopodiché è arrivato il momento delle nominations. Silvia e Giulia sono state dichiarate immuni grazie al voto dei compagni, che le hanno giudicate le migliori della settimana. Hanno poi deciso di nominare Lia Fongaro, giustificando la loro scelta: "Non sappiamo bene identificarlo". Il nome dell'ex velino di Striscia la Notizia è sembrato, però, la conseguenza di un accordo preso in precedenza da gran parte del gruppo. Fabio Basile,
infatti, si è avvicinato alle due cantanti ricordando loro qualcosa. Aggettivo di Dorigo Annalisa, un percorso di rinascita. Questa sera le Donatella hanno avuto l'opportunità di sentire la voce della mamma Monica Alberti, che è scesa in campo, durante la settimana, per difendere Silvia riguardo il caso di Fabrizio Corona. Giulia è molto orgogliosa del percorso della sorella, sono molto felice che abbia accettato di partecipare e entrare nella casa insieme a me, finalmente vedo Silvia ridere. Erano 3 anni che non lo faceva. La mamma delle gemelle, in diretta dallo studio, saluta le figlie infondendo loro forza e molto amore. Silvia ha rivelato di star attraversando un percorso di rinascita all'interno della casa e di sentirsi sempre meglio, ogni giorno di più. Riguardo al caso di Fabrizio Corona, però, non ha voglia di spendere ulteriori parole, vuole dedicarsi alla sua serenità. Al momento della nomination le gemelle votano Elia, una votazione che sembra essere concordata con altri personaggi. Aggettivo Camilla Catalano. Fabio Basile sussurra. Sembra che i concorrenti del Grande Fratello VIP si stiano organizzando su che personaggio portare al televoto questa sera. Potrebbe accadere che, ancora una volta, i geffini si scaglino ancora su una persona, la stessa, Elia Fongaro. Fabio Basile, infatti, si è avvicinato a Giulia Provedi e all'orecchio le ha sussurrato di nominare il velino. Il web si è già schierato contro le Donatella che per coerenza non dovrebbero portare in nomination Fongaro. Nel frattempo le voci riguardo la possibile gravidanza di Giulia sono sempre più insistenti, la gemella ha dichiarato di avere un ritardo di 10 giorni e potrebbe aver richiesto alla produzione un test di gravidanza. Benedetta Mazza ha tentato di tranquillizzare Giulia spiegandole che potrebbe essere causato da semplice stress, ma fuori dalla casa la mamma delle Donatella commenta, "Mi piacerebbe diventare nonna. Mi fido di lei, sarebbe di un uomo speciale". Aggettivo Camilla Catalano. Le parole della madre, Silvia è incinta? Al Grande Fratello VIP è tempo di bambini? Silvia Provedi, la gemella mora del duo delle Donatella, avrebbe pronunciato delle parole sospette. Togliendo il microfono dentro la vasca da bagno, la performer ha svelato ad alcune compagne d'avventura di avere un ritardo. A questo punto, Benedetta Mazza e Martina Amdi le hanno consigliato di richiedere al GF il test di gravidanza per togliersi immediatamente ogni dubbio dalla testa. La gemella mora però, ha pensato sia solo tutta colpa dello stress. E di chi dovrei essere incinta? Dello Spirito Santo, scherza poi per sdrammatizzare. La Provedi ha interrotto la sua relazione con Fabrizio Corona, ma prima di entrare nella casa più spiata d'Italia aveva appena iniziato una frequentazione con Federico Chimirri, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma di lui, non ha mai parlato. La conversazione di Silvia con le altre, non è sfuggita agli amici di Mattino 5 e Federica Panicucci. Per fugare ogni dubbio, si è anche interpellato la mamma delle due, "Non credo che mia figlia sia incinta. Detto questo sarei molto felice di diventare nonna e siccome mi fido di mia figlia se dovesse essere incinta lo sarà di un uomo speciale", ha confidato Monica Alberti. Aggiornamento di Valentina Gambino. Le sorelle divise? L'ultima settimana al Grande Fratello VIP 2018 non è stata semplice per le Donatella. Appare sempre più evidente che Giulia Provedi stia emergendo di più rispetto alla gemella, che vediamo spesso relegata nell'ombra.
la biondina delle sorelle si mette in gioco, interagisce con gli altri del gruppo ed è forse fin troppo rumorosa per non essere notata. Di certo quanto è accaduto durante la scorsa diretta, risollevato il caso Fabrizio Corona, Silvia si è sentita toccata nel vivo ed è piombata in un nuovo silenzio. Ad inizio settimana pianto spesso nel pensare a quanto sia accaduto ed ha sottolineato che Corona appare diverso dalla persona che ha conosciuto ed amato. Non sapendo tra l'altro che il re dei paparazzi all'esterno sta lanciando un'invettiva contro il programma e l'ex fidanzata, colpevole ai suoi occhi di strumentalizzare il suo nome per un proprio tornaconto. Più morigerata invece Giulia, che riserva sempre un pensiero al fidanzato che la guarda da casa. Nessun dubbio riguardo ai suoi sentimenti nei suoi confronti, che riaffiorano anche grazie ad una canzone speciale trasmessa in casa per volontà dei concorrenti, Ti amo di Umberto Tozzi. Silvia e Giulia Provved, gioie e dolori nella casa. Le Donatella stanno ricevendo gioie e dolori da questo loro grande fratello VIP 2018. A casa il pubblico è diviso fra chi le sostiene per la loro energia e chi invece le detesta perché troppo rumorose. Giulia e Silvia Provved sanno come farsi sentire e adorano scherzare, darsi alla pazza gioia, scatenarsi, quando possibile. Esistono però anche i momenti no, quelli fatti di lacrime e tanti ricordi. Non mancano nemmeno le frecciatine, specie nei confronti di Elia Fongaro che vedono come una sorta di broccolino che vola di fiore in fiore alla ricerca di qualsiasi tipo di attenzione femminile. Un aspetto che dimostra chiarezza da parte delle sorelle in ciò che apprezzano e che cosa invece detestano negli altri concorrenti. Hanno fatto gruppo e rispetto a tanti altri della casa riusciranno ad ottenere il favore in fase di nomination, anche se l'ago della bilancia pende in favore di Giulia, che rispetto alla sorella ama coltivare nuovi rapporti. Subiranno la scissione. Le Donatella non dovranno subire la scissione al Grande Fratello VIP 3 per molto tempo ancora. I concorrenti della casa sono ancora tanti e questo permetterà alle due gemelle di poter proseguire il loro gioco come se fossero un unico partecipante. Il problema maggiore però deriva proprio da quanto stanno facendo in questo momento, sicure forse di non finire in nomination. Giulia è in primo piano, Silvia invece è quasi trasparente. Una volta sciolto il duo, a pagare le conseguenze sarà l'ex fidanzata di Fabrizio Corona, che un po' per timidezza ed un po' per scelta, non si sta davvero mettendo in gioco con il resto del gruppo. Appare fin troppo buia, almeno a discapito del primo periodo in caverna, dove forse in realtà subiva con maggior forza l'esuberanza della sorella. Lo dimostra anche il fatto che Silvia sia l'unica delle due sorelle a non aver stretto un forte legame con un altro dei concorrenti della casa. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.